Bentornati gente. Salve a tutti. Questo è Farfo. La beta. Aspetta che mi avvicini. Ok. Siamo vicini vicini. È vicino al micro. Evviva. Ok, faccio un retropage di questo titolo. Ne hanno parlato tutti benissimo. Si tratta di un gioco in sostanza un first person shooters. Perfetto. Tu mi fai fare queste cose di prima mattina. In realtà è forse anche un dota. È un po' di generi messi insieme. Sai che vanno tanto in questo periodo degli arena? In sostanza è un'arena dove si spara. Perfetto. Si scelgono tre classi: l'healer, il ranger DPS e DPS melee, come sempre. Solo che se c'hanno le armi, sei nello spazio. Su questo pianeta c'ha i mostri, gli arachidi. Capacabana, addirittura. Sì. Ah, no. Signori, clamoroso Alcibali, è apparsa l'interfaccia. Vi posso assicurare che fino a ieri, quando io ho fatto il primo video del game, non c'era nemmeno l'interfaccia. Allora, niente mappa, niente di niente. No, guardate, questa non c'era. Se riesco mi ributto fuori dal gioco. Quindi adesso posso settare verificare tutto. Cerchiamo di alzare tutto a wifi. Te lo puoi permettere, sai. Non potevo toccare nulla di questo, sai? Nulla. Adesso sì, salva. Ok. Quindi non riuscivo a prendere questo. Allora, questa è la vita, penso. Con i suoi proiettili, presumo. Sì. Sì, che scopo cavallo. Ah, vedi, e... Credo che sto ricaricando le armi. O ti stai curando? Allora, mi devo... Ecco, qui c'è anche la quest. Interface. Cioè, c'è una sorta di robottone. Sì, una sorta di armatura super uba. Aspetta, li metto attivo. Perché sembra che questi camminano per aria? Non so, il gioco non è proprio... Allora, Copacabana a 113 metri. Adesso, 110, quindi non è di questo. Andiamo a farlo. Faccio vedere come spara, tanto per renderti conto. Io mi rendo conto che però l'altro livello fa un po' cacare, guarda. Non so, proprio bellissimo. Beh, il gioco... A meno che non spari piattelli neri. Il gioco ha bisogno di essere... Rivisto. Rifinito. Ah, vedi, sono buchi allora. Guarda. Questa cosa è tipo raggio traente. No, tipo raggio. Ok. Guarda, è già più giocabile dell'altra volta, che non avevo nemmeno l'interfaccia. Come la prima volta volevo schiapparsi. Con questi cerchi luminosi mi ricordo Tron. That's it, we're in. Now we can see all the traffic in this area and receive messages in Copacabana. Open up your map. See the circle around Copacabana? Ah, sì? That's the range of this in tower. Radio che ti spiega. The more towers we find, the more of the map will uncover. I'm also directly patched into your SIN feed. I can see what you see. Picking up an emergency transmission. This is Ratchet in Copacabana Engineering. Our water's been cut off. We need somebody to inspect the aqueduct valves and carry the water from the moisture farms. Can you help? We have to help them. The melting has destroyed all of the other moisture farms in this area. If this one goes down, Copacabana won't have any water. Vabbè, comunque, diciamo noi, c'è la tizia che parla, che è anche carina. Thanks, please hurry. Io sono rimasto incastrato qui. Ti sei buttato di sotto? No, faccio notare che è stato... Un giochino, io non penso, io penso che ti sei proprio buttato di sotto, così a caso. Mi sembra stata cattiva con me. Comunque questo televisore è troppo grande, a me mi viene... mal di testa. Troppo vicino, troppo grande il TV. Watch out! That valve is venting badly. Hurry, see if you can shut it off. Ammazza, ma che bello! Si è bloccato. Ha collagato, ma io... Pausosa? Gli hai fatto un complimento. Ah, posso accendere la flashlight. Ta-da! Ah, ma che bella!
questo è il lupo, insomma, no? Qui poi come io devo andare. One second, let me do a remote scan to find the damage. Okay, this station tutto, is ruined. Oh, I see the data now. What a mess. Clear out some of these Iranas so they stop mucking around with my valves. E questi laterali sono vita, proiettili, bla bla bla. Vediamo un po'. Questi proiettili di quale vita? Non ho qui. Il. Sì. Proiettili. O scudo quello. Vabbè, insomma, i tuoi parametri. These arañas from Alpha Prime are especially dangerous. Che cos'era? Mi hanno ucciso, posso chiamare per aiuto? Fantastico. No, vabbè, hai i secondi che scorrono. Sì, ma io premo E. Niente. Ah, e ripoppare qui. Ecco, questo era per farvi vedere come si muore, come perché, si muore, perché ovviamente è importante sapere che quando accade, si muore, cosa succede, esatto. Sì. Comunque, il giochino non è questa novità, se ne parla bene perché è abbastanza cartunoso, come puoi vedere. Sì, però... Lo so che non è il tuo genere e non... A parte che non è il mio genere, vabbè, a prescindere da questo. Poi perché dai mostriciattoli ci deve uscire per forza una melma verde? Ma non che so. È sto luogo comune? Non ti arrabbiare con me. Beh, riproviamo a fare questa missione l'ultima volta per vedere un po' di combattimento. No, non è il mio gioco. Effettivamente mi rendo conto che non ce la posso fare. No, no, questo non è assolutamente il tuo gioco. E lo diciamo con rispetto per il genere sempre. Per carità di Dio, ma... Ognuno ha i suoi gusti. Sì, sì, sì. Questo non può essere il tuo per una migliore di aggiorno. Ah, qui ti vedo per curarsi e ricaricarsi. Station per cura e ricaricare. Hai notato? Pensavo facessi cilecca. Stronza. Cosa spara? Quello che... Esplode lui. Vedi, sono usciti i nostri figli? I nostri figli. Ah, non mi piace così, eh. Ho sentito il grido? Probabilmente puoi uscire. No. Ah, guarda. Ma che reload. Ta-da. Fatemi in mente le fantasie dello spazio, Starship Trooper. Qua sotto, ah, qua sotto ci sta un altro cosone. È un altro brutto puzzolente mezzo ragno. Poi mi metto da poco e questo lo tiro. Ok, mamma ragno l'hai ammazzata, ammazza la mia qua. Halfway there! We have to thin them out! No, solo su. Comunque. Dove si va? Non ne ho il paio di idea, ma credo si sia capito il gioco. Posso anche. Credo quella... ci sia poco altro? Sì, sono le quest, sparate, spracchiate in giro, potete cambiare armi con cui. Chiamate aiuto. Mai avuto aiuto fino adesso, quindi non so che scopo si chiama aiuto. Che dirvi? Potete leggere, si tratta del pre-release beta. Secondo me è ancora in condizioni penosine per essere un pre-release beta, però. It's my opinion. Ragazzi, mi piace, siamo a posto. Però io ci tenevo a farlo, mi piaceva il giochino, cioè l'idea che c'è dal giochino. Quindi l'ho fatto molto molto volentieri. Ma quando uscirà si pagherà oppure no? No, no, free to play. Ok, allora un altro discorso. O credo acquisto e poi si gioca gratis. Comunque quel genere di niente subscription model. Perfetto, sì, facciamo un po' l'inglese. Yeah. Ciao a tutti. Ciao.